con Felice Cirillo qui al Palapoli di Molfetta. La stagione ormai cestistica volge al termine, possiamo dire che è una stagione positiva? Io direi più che positiva, tenuto conto che siamo arrivati in semifinale, ci stiamo giocando alla finale, comunque vada, è stato un successo perché abbiamo coinvolto tanta gente, tanti bambini, e di ciò siamo orgogliosi. Cosa ti ricordi di questo campionato, di quest'annata? Il ricordo più bello, uno dei ricordi più indelebili. Allora ascolta, forse la cosa più bella è quando abbiamo giocato anche con i ragazzi del settore giovanile, perché un paio di giocatori erano infortunati, col CUS Taranto a Taranto, andammo a vincere in trasferta e fu veramente una gioia immensa. Tu non sei solo presidente della prima squadra, ma presidente di tutta la società. Ricordiamo che l'Under 14 si giocherà la finale. Esatto, ma non solo quello, si sono giocati l'Under 17 che è diventato campione provinciale e secondi siamo arrivati in finale con l'Under 15. E speriamo che i ragazzi dell'Under 14 ci diano ancora tante soddisfazioni. Molfetta vuole dire la propria nello sport pugliese. Recentemente, qualche giorno fa, in A1 la promozione del volley maschile. Quali sono i vostri progetti futuri? Allora, guarda, noi per quanto riguarda quest'anno, per noi è stato un anno di ricostruzione e i progetti per l'anno futuro li valuteremo a giugno. L'idea nostra comunque è quella di far bene, di investire molto sul settore giovanile ed è ciò che faremo senz'altro. Poi in base agli sponsor e al supporto che abbiamo sicuramente valuteremo cosa fare al meglio per il corso della prossima stagione. Hai parlato degli sponsor, l'importanza degli sponsor. Quanto sono importanti gli sponsor e quanto ha influito la famiglia Guida, nella fattispecie Guida Auto, per il proseguo di questo campionato? Allora, gli sponsor sono fondamentali per fare un buon progetto, perché è giusto essere onesti, essere corretti, però ci vuole sicuramente il sostegno delle aziende. Io vorrei ringraziare davvero il dottor Guida per l'aiuto concreto che ci ha dato, il sostegno anche nell'essere vicino in tutte le partite. Anche lui ha capito che è un progetto fatto bene e soprattutto ci dà la possibilità di crescere, quindi un ringraziamento sentito a lui e chiaramente a tutti gli sponsor che ci hanno seguito. È una cosa molto importante per noi. Quindi da domani qualcuno deve comprare qualche Chevrolet in più? Guardi, ne abbiamo già comprate tante quest'anno e stai tranquillo che lo faremo anche l'anno prossimo. Allora, abbiamo sponsorizzato questa squadra perché amici che ci danno una mano hanno chiesto questo, l'abbiamo fatto con piacere, c'è un bel vivaio di giovani che stanno crescendo e quindi diamo una mano ai giovani. La mia presenza qui è perché chiaramente è una partita molto importante ed era giusto assistere. Abbiamo sentito il presidente Cirillo del Molfetta Basket che diceva che hanno comprato qualche Chevrolet in più, ma le sponsorizzazioni servono sicuramente per sostenere lo sport dilettantistico. Allora, noi sosteniamo i ragazzi, lo sport dilettantistico, la gente di Molfetta ci ha dato una mano dando fiducia al marchio Chevrolet, quindi a noi. Quali sono i progetti futuri della Guida Auto? Sicuramente consolidarci su Molfetta e continuare a dare una mano a questa bella squadra. Per quanto riguarda Bari invece, so che ci sarà anche l'innesto di qualche macchina ibrida. Possiamo dare qualche anticipazione? Assolutamente sì, fine anno esce una nuova macchina elettrica, completamente elettrica, della Chevrolet con 500 km di autonomia, una vera rivoluzione. Che si può trovare nelle tue concessionarie? Assolutamente sì.